Ben ritrovati a tutti voi. Prosegue il nostro viaggio all'interno delle strutture sanitarie del gruppo Citrigno. Voglio ricordare la clinica San Vitaliano di Catanzaro, Villa d'Elchi a Longobardi, Villa Gioiosa a Montalto Ufugo, tre ottimi centri, soprattutto se pensiamo al San Vitaliano e a Villa d'Elche di riabilitazione, una riabilitazione che si fa a tutto campo per diverse patologie e che riguarda sia le persone adulte, sia gli anziani, ma anche i bambini. E oggi noi cercheremo di focalizzare l'attenzione sull'aiuto, sul supporto diciamo all'età pediatrica, all'età infantile, perché ci sono tante patologie, ci sono tanti disturbi che vanno affrontati e che con una giusta riabilitazione, terapia a seconda dei casi si può recuperare. Abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi due specialiste di Villa Adelchi di Longobardi che vado subito a presentare, Monica Tundis, che è neuropsicomotricista, eccola lì, e poi Vittoria Cicco che è logopedista. Allora, due figure particolari. La logopedista e la neuropsicomotricista, che seguono anche le persone adulte ovviamente, ma in questo caso noi vogliamo dare dei consigli alle famiglie su come capire, intercettare i segnali che arrivano dai bambini, dagli adolescenti che hanno dei disturbi. Innanzitutto cerchiamo di conoscere e di far capire che cosa si intende per logopedista e neuropsicomotricista. Allora, Monica Tundis, neuropsicomotricista, Di che vogliamo cosa dire si che cosa occupa? fai e che cosa significa? Il neuropsicomotricista è un professionista sanitario che in maniera autonoma svolge, oppure in collaborazione con un'equipe multiprofessionale, svolge interventi di tipo preventivo, riabilitativo e terapeutico in patologie inerenti a diversi ambiti, come nell'ambito della neuropsichiatria infantile o ancora anche nell'ambito pediatrico. Si interessa anche di patologie di neuropsicopatologie e psicopatologie dell'età e dello sviluppo. E abbiamo a che fare anche con patologie neuropsicomotorie, con disturbi neuropsicomotori. Noi, per quanto riguarda presso la nostra clinica, nel concreto lavoriamo con patologie varie, tra queste ci sono paralisi cerebrali infantili, sindrome genetiche, bambini con disturbo d'apprendimento, oppure con ritardi mentali, o ancora abbiamo disturbo dello spettro autistico. Quindi diciamo, le patologie sulle quali andiamo a lavorare sono diverse sotto ogni aspetto. E, oltre a questo abbiamo anche patologie, come ho detto prima, neuropsicomotorie, come ad esempio la dispersia motoria, o ancora bambini con disturbi per quanto riguarda deficit attentivo o di iperattività. Ma per quanto riguarda la mia figura, si interessa anche, diciamo, dell'aspetto dell'età adulta e geriatrica. In modo particolare si interessa delle patologie neurologiche. Noi lavoriamo anche con persone con morbo di Parkinson, persone con sclerosi multipla o sclerosi laterale amiotrofico, ancora persone aventi ictus cerebrali. Quindi si occupa di questa branca, di queste patologie. Beh, sicuramente complesse, patologie molto complesse e il lavoro è complesso anche perché poi a seconda della patologia, ma soprattutto a seconda del paziente, va adattata la strategia, diciamo, riabilitativa o comunque terapeutica. La logopedista invece, diciamo che la vostra è una figura un po' più conosciuta oramai e anche voi entrate a pieno titolo
nel supportare i bambini, ma anche le persone adulte che hanno problemi non solo diciamo, a livello di linguaggio, ma anche di, pensiamo, respiratori, di disfagia e quant'altro. Ma noi ci concentriamo oggi sui bambini. Vuoi illustrare anche tu lo spettro di azione del logopedista? Sì, allora innanzitutto la logopedia è una scienza abbastanza ampia, infatti le nostre aree di intervento, come appunto lei diceva, sono diverse perché il linguaggio è un sistema molto complesso che è reso possibile dall'integrazione di più funzioni cognitive, ma anche sensoriali e motorie. Quindi le patologie con le quali noi lavoriamo sono molte e infatti nella nostra struttura accedono diverse patologie, ad esempio bambini con disturbi dello spettro autistico oppure disturbi specifici di apprendimento, ancora ritardi del linguaggio, disturbi fonologici, però oppure ancora ritardi cognitivi. E per quanto riguarda i disturbi fonologici, sono per esempio quei bambini che iniziano a parlare tardi, quando esplode il loro linguaggio, però il loro linguaggio risulta completamente incomprensibile a chi lo ascolta. E praticamente ancora all'età di 3-4 anni questo linguaggio non è chiaro a chi ascolta. Per questo è fondamentale diagnosticare questi disturbi in un'età molto precoce, perché un intervento precoce in questo caso può risolvere il problema nell'età adeguata, in modo tale da poi portare il bambino all'inserimento nell'ambiente scolastico in modo consono e adeguato. Immaginiamo che insomma, anche che trauma può essere per un bambino rendersi conto di non saper parlare. Visto che ci siamo, siccome il linguaggio diciamo, è anche un fattore soggettivo, ci sono dei bambini che sono molto precoci nel cominciare ad articolare le prime paroline, le prime frasi, ci sono bambini che magari sono un po' più lenti, così pigri, più lenti. Ecco, quando è che bisogna preoccuparsi e quindi sottoporre il bambino a una visita per capire se è un ritardo normale o se c'è qualche disturbo? Esatto, allora spesso mi capita di vedere mamme troppo ansiose, cioè nel senso, o meglio, molto attente, che già all'età di 18 mesi si preoccupano perché il loro bambino non parla. Dall'altra parte invece ci sono famiglie che ancora a 3-4 anni non si sentono preoccupati dal fatto che il linguaggio del loro bambino ancora non sia ben strutturato. E qui c'è da fare delle distinzioni. Nel senso che noi dobbiamo tenere in considerazione alcune tappe importanti dello sviluppo del bambino. È normale che un bambino ancora 18 mesi non abbia sviluppato un linguaggio e può essere anche normale all'età di 2 anni ancora. A 18 mesi un bambino inizia a dire le prime paroline, ma e ci sono bambini che a 2 anni hanno già strutturato un linguaggio completo. Quindi che cosa dobbiamo tenere in considerazione per distinguere cosa c'è di patologico oppure da attenzionare invece la normalità? Certo. Allora, un bambino, innanzitutto in questa fascia d'età ancora non dobbiamo tenere in considerazione come il bambino parla, ma più che altro quello che dice. Infatti a questa età iniziare a correggere per esempio i bambini perché ha detto una parolina in modo errato non è adeguato, è frustrante per il bambino. Bisogna tenere invece in considerazione come il bambino lo dice dopo i 3 anni, perché ai 3 anni il linguaggio del bambino deve comunque essere comprensibile a chi lo ascolta, anche all'estraneo. Quindi, stressiamo questi bambini perché vogliamo la pronuncia. A due anni quello che noi interessa è che un bambino deve possedere almeno un vocabolario di circa 50 paroline e che le combini tra di loro. 50 paroline anche dette male. Certo. Anche dette male. Invece a 3 anni il linguaggio deve essere comunque strutturato. A 3 anni
è normale che ci siano ancora dei suoni, per esempio, alterati, però il linguaggio deve essere comunque strutturato. Nel momento in cui, per esempio, a 3 anni, nell'età dei 3-4 anni, il linguaggio ancora non è strutturato e non è completo, in quel caso bisogna rivolgersi al logopedista. Però ci sono dei segnali che ci possono far accorgere ancora prima, perché come dicevo precedentemente, appunto, una diagnosi precoce è fondamentale e in alcuni casi ci sono dei segnali già nei primi mesi di vita. Ad esempio, una mancata allallazione fino ai 12 mesi, perché l'allallazione, ossia la ripetizione di sillabe che dovrebbe avvenire dai 6-7 mesi in poi, e se è assente è già un segnale da prendere in considerazione. Già da lì i genitori si possono accorgere che forse è il caso. Anche perché accertarsi se ci siano delle otite ricorrenti, se il bambino sente bene, anche perché purtroppo in Calabria ancora non in tutte le nostre strutture neonatali vengono eseguiti gli screening uditivi. Eh beh, questo è grave. Ecco, quindi rivolgersi al proprio pediatra, perché così poi si valuta, oppure anche spesso rivolgere dei dubbi al logopedista non significa intraprendere per forza dei trattamenti riabilitativi. Anzi, appunto, si può anche tranquillizzare, no? Sì, poi sarà il logopedista magari ad indicare se è necessario una valutazione con la neuropsichiatria infantile o meno. Ecco, torniamo alla nostra neuropsicomotricista. A Villa d'Elchi voi seguite tanti bambini in maniera ambulatoriale, ecco, dobbiamo specificare che per le persone adulte magari o per gli anziani fragili c'è la possibilità di ricovero, no? Invece per i bambini voi lavorate in team innanzitutto, perché questa è una caratteristica di Villa d'Elchi e delle strutture Citrigno, e quindi in maniera ambulatoriale voi potete seguire questi bambini che arrivano alla vostra attenzione. Sì, anche perché questi bambini hanno sempre una richiesta da parte dello specialista, quindi dal neuropsichiatra infantile. Per quanto riguarda, come ho detto precedentemente, già nel definire il nostro profilo si lavora insieme, quindi siamo diverse figure multiprofessionali, noi lavoriamo insieme, siamo elementi diversi, quindi componenti diversi, ma l'uno completa l'altro, diciamo. Quindi lavoriamo insieme alla logopedista, lavoriamo insieme alla psicologa, quindi con supporto se c'è bisogno di, per alcuni bambini, supporto psicologico. Abbiamo anche la collaborazione e l'aiuto anche della parte direttiva, quindi del nostro direttore sanitario che ci sostiene su tutte le nostre richieste. Quindi è un lavoro che facciamo insieme. Il bambino viene tramite questa richiesta dello specialista e cosa si fa? Si ha una diagnosi, quindi si parte da questo. Però per quanto riguarda il lavoro del neuropsicomotricista si parte da un'osservazione, perché da un'osservazione spontanea di quello che il bambino sa fare e come lo fa, perché il neuropsicomotricista ha diverse competenze, deve avere buone capacità relazionali, operative e diagnostiche, oltre alla diagnosi che già abbiamo tra le mani. Per quanto riguarda relazionale vuol dire mettersi in gioco, quindi avere una buona capacità di ascolto verso il bambino, ma anche una buona capacità di interazione con il bambino, quindi avere una buona sicurezza in sé, quindi saper gestire il trattamento ed in modo tale da saperlo accogliere, per lo stesso tempo metterlo al proprio agio, quindi condividere questo aspetto. Credo che sia difficilissimo anche entrare, conquistare la fiducia del bambino per poter interagire, perché spesso questi bambini poi non riescono ad interagire, però bisogna cogliere anche magari da una sfumatura, da un segno. Da una sfumatura, infatti il primo approccio è l'osservazione proprio del comportamento spontaneo, ripeto, quello che fa e come lo fa, quindi partire proprio dai punti forza del bambino per poi promuovere eventuali abilità deficitarie sulle quali dobbiamo lavorare. Da questo quindi il bambino, tutto ciò si basa sul gioco.
Quindi tramite il gioco si basa una buona relazione, tramite il gioco si osserva le capacità del bambino, quindi le sue capacità motorie, le sue capacità relazionali, le sue capacità organizzative, quindi di come si, di quale scelta fa per esempio del gioco, quale predilige. Quindi lavorare, questo diciamo è il primo approccio. Poi per quanto riguarda operative, come ho detto prima, le capacità sono... Ci fermiamo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì, prego, prego. Dottoressa, buongiorno, volevo sapere, io ho due figlie, una ha 3 anni, compie 3 anni a giugno, l'altra compie, ha 4 anni e mezzo quasi. E la prima bambina, la più grande, viene diagnosticata all'età di quasi 8 mesi di vita, la microcitemia. Sì. Volevo sapere se portava insomma problemi di salute durante la crescita o in età adulta, perché dicono che era stata da me perché abbiamo lo stesso gruppo sanguigno, è vero positivo. Può parlare un po' più piano perché non siamo riusciti a capire. La bambina c'ha la microcitemia. Alla mia bambina più grande. Sì, è stata diagnosticata la microcitemia. Sì, aveva 7 mesi e mezzo quando gli erano diagnosticata. Sì. Il pediatra che aveva allora, che poi avevo cambiato, diceva che avrebbe potuto prenderla da me perché abbiamo lo stesso gruppo sanguigno, io sono la mamma. Il pediatra per... Io e la bambina abbiamo 0 positivo come gruppo sanguigno. Sì, volevo sì, capire sì. Se portava complicazioni insomma durante la crescita, tutti i problemi di salute, o ecco, in età adulta la bambina. Ecco. Vuole sapere se può avere delle implicazioni la microcitemia. Era anche ipocondriaca la bambina a quei tempi, ma adesso non so perché volontariamente non è come che non ho potuto neanche ripetere i prelievi di sangue nell'analisi. Ecco, allora riusciamo a capire poco, però signora mi corregga se sbaglio, cerco di vedere cosa abbiamo capito. Sì. Se ci possono essere complicazioni o eventuali disturbi legati alla microcitemia. Ma, sì, problemi di salute, insomma patologie. Certo, la microcitemia. Ma bambina va... l'ha portata a me di fare neonatale perché ha 0 positivo con un gruppo sanguigno, uguale al mio. Sì, eh. sì. In letteratura non so. Diciamo che insomma la microcitemia è ereditaria e poteva insomma essere ecco. da madre a figlia. Allora, questa è una domanda più per un ematologo magari, che può, uno specialista proprio delle malattie del sangue, però sicuramente non, la microcitemia non va ad incidere sul sullo sviluppo del linguaggio, sullo sviluppo bambino. Psicomotore. Bisogna solo tenere sotto controllo per eventuali magari anemie o altre carenze, però stia tranquilla, altri disturbi non ce ne sono nella maniera più assoluta. Perché noi qui stiamo parlando appunto dei disturbi, ad esempio del linguaggio, oppure quando ci sono bambini con forme di autismo, problemi neurologici, problemi che insomma disabilità. No, va bene signora, va bene. Intanto abbiamo avuto modo di dire sì. Che da questo punto di vista sì. non sono c'è correlazione. Niente. Sì, speriamo anche assolutamente. Della vista, ma anche perché la microcitemia è molto diffusa nell'area mediterranea, quindi ci sono tante persone, sì, stia tranquilla. La bambina mi ricordo. Ecco, allora noi la ringraziamo. Sì, non è facile far mangiare la carne, per questo è il mio infatti, ha ragione, ha ragione. Va bene signora, grazie comunque per aver chiamato. Allora, grazie, arrivederci. Arrivederci, torniamo a... Sì, stavo dicendo la capacità operativa del neuropsicomotricista, è quello, quindi quali comprendono le metodologie, il modo in cui si lavora, quindi anche si possono introdurre anche eventuali test per quanto riguarda le abilità prassiche, anche valutare gli schemi motori del bambino, poi a secondo l'età in cui il bambino viene, a secondo la patologia, quindi la capacità di operare non è altro che la capacità di poi adempiere il proprio lavoro. Per quanto riguarda quelle diagnostiche, tramite questi due elementi, quindi quello relazionale e quello operativo, con le altre figure con le quali lavoriamo, collaboriamo, poi stilare un programma, un progetto terapeutico riabilitativo. Certo. Comunque ci sono tante tecniche che possono veramente sì, sì. adesso aiutare i bambini, mai arrendersi, no. anche di fronte ai casi più gravi. Questo è
fondamentale. Per fortuna oggi abbiamo queste specialistiche che consentono appunto di non emarginare i bambini con dei problemi di questo genere. Torniamo alla logopedista. Allora abbiamo detto non preoccuparsi fino ai 2 anni. Se il vocabolario, preoccuparsi se ha 2 anni non ha ancora le 50 paroline, non le combina, ecco, tra di se noi, non ha le 50 paroline, oppure se nel primo anno non c'è la lallazione, esatto, cioè ripetere i suoni e quant'altro. Nel caso poi si presentino questi problemi, dottoressa, è facile, è possibile riuscire a correggere eventuali deficienze, eventuali difficoltà, disturbi? In un'età così precoce sicuramente è un fattore positivo già la precocità dell'intervento. Innanzitutto è importante capire come mai il bambino ha un ritardo nello sviluppo del linguaggio, quindi è fondamentale poi in questo caso anche l'intervento della neuropsichiatria infantile, che è il medico di riferimento per l'età evolutiva. È importante capire quindi qual è la causa, fare diagnosi eventualmente, perché poi il logopedista può lavorare sulla base della diagnosi, certo, che ha stabilito. Perché le cause possono medico essere diverse. Per fare un lavoro appropriato e adeguato è fondamentale. Un mancato sviluppo del linguaggio a questa età potrebbe essere indice di tantissimi fattori, potrebbe essere un semplice ritardo dello sviluppo del linguaggio, e quindi in questo caso intervenire in un'età precoce significa comunque recuperare in poco tempo la differenza con i propri coetanei, ma potrebbe essere in alcuni casi invece anche il sintomo di patologie più serie, potrebbe essere anche si potrebbe riferire a un disturbo dello spettro autistico, in quanto solitamente questi bambini parlano molto in ritardo, oppure sappiamo che in alcuni casi il linguaggio non viene sviluppato, oppure viene fuori ma in modo afinalizzato, oppure potrebbe essere anche indice di un disturbo di apprendimento. Per questo è importante rivolgersi in età precoce agli specialisti, in modo tale che se si valuta che a livello è tutto nella norma, il quoziente intellettivo, certo, è nella norma, le abilità sensoriali sono nella norma, che l'udito c'è, sì, e tutto il resto, insomma. Si possono dare dei suggerimenti alla famiglia, invece nel momento in cui vengono diagnosticate delle caratteristiche non adeguate all'età del bambino, si possa iniziare un trattamento riabilitativo e accompagnare poi il bambino. Noi proprio in questi giorni dimettiamo un bambino che per esempio ha iniziato all'età di 2 anni e mezzo per un ritardo specifico di linguaggio. L'abbiamo seguito in questi anni, l'abbiamo accompagnato nelle prime fasi della scuola elementare, adesso lo dimettiamo perché il bambino è pronto a proseguire da solo. Quindi diciamo però, che voi questi bambini li seguite fino a quando non sono in grado di volare. Fino a quando siamo sicuri che possono continuare a camminare da soli, sì. Perché fino a poco tempo fa succedeva che invece di venire così precocemente ad eseguire un trattamento, arrivavano in età molto tarda, quindi 5-6 anni, quando al bambino è richiesto già un linguaggio ampiamente strutturato e inoltre deve essere in grado di poter apprendere la lettura e la scrittura. In quel caso si innesca un meccanismo perché il bambino si sente inadeguato rispetto, certo, ai suoi coetanei, quindi sorge in lui anche un senso di insicurezza, no? E per noi è doppiamente difficile perché dovremmo lavorare su un recupero di tutte le funzioni cognitive che non sono adeguate all'età e in più anche su quelle scolastiche che non possono esserci se non ci sono primi prerequisiti. Assolutamente, quindi la precocità, sì, nella diagnosi è fondamentale. Okay. Adesso diamo la linea alla regia e poi di nuovo con la dottoressa Tundis a capire meglio come poi ad esempio i bambini autistici o i bambini cerebrolesi, che sono quelli diciamo un po' più gravi, possono ottenere anche loro una possibilità di vita decente. Linea alla regia.
Allora, rieccoci di nuovo in diretta, stiamo parlando della riabilitazione nell'età evolutiva, nell'età pediatrica, quando ci sono delle problematiche di linguaggio, ma quando ci sono anche delle patologie neurologiche, ci sono delle disabilità gravi. Ne stiamo parlando con le dottoresse Vittoria Cicco, che è logopedista, e Monica Tundisi, che è neuropsicomotricista a Villa Adelchi, una delle strutture del gruppo Citrigno in cui si fa riabilitazione, in cui si offrono delle prestazioni all'avanguardia per le persone adulte, gli anziani, ma anche per i ragazzi, i bambini e gli adolescenti. Allora, dottoressa Tundisi, abbiamo detto che arrivano a Villa Adelchi questi bambini mandati dallo specialista con una prima diagnosi di un disturbo neuropsicomotorio. Poi voi inquadrate, lei mi ha spiegato come si può fare anche con l'interazione, con il gioco, capire, osservare, quindi adeguare poi le tecniche a questi bambini. Ci sono dei casi, abbiamo accennato anche all'autismo o ad altre patologie più gravi, in cui magari è più difficile, ci vuole molto più impegno, però appunto voi mandate questo messaggio, non bisogna rassegnarsi, si possono recuperare anche nei casi più difficili questi bambini, o almeno recuperare in parte le loro abilità. Si possono recuperare anche in parte le loro abilità, perché un bambino, qualsiasi problema propone, quindi qualsiasi problema ha, ha anche delle buone capacità, quindi c'è sempre l'altro aspetto della medaglia. Sì, il bambino ha difficoltà, ha delle capacità deficitarie, ma il bambino ha anche delle buone capacità, come ho detto prima, ha dei punti di forza dai quali noi possiamo partire. Per esempio, con un bambino autistico, il lavoro che personalmente applico, che opero con questo tipo di patologia, è a livello relazionale. La prima cosa di tutto è il contatto oculare. Ecco, ci fermiamo qui perché abbiamo una telefonata, quindi il contatto oculare. Sì. Quindi guardarsi negli occhi. Con la condivisione. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io la contatto perché ho due bambini con dei problemi. Sì. Ho un bambino con uno spettro autistico ad alto funzionamento e un altro bambino con una sindrome ipercinetica. Mi hanno detto che dovrebbe essere anche un ADHD. Le terapie che dovrebbero fare i miei bambini sono psicomotricità e logopedia per il piccolo, quindi con la sindrome ipercinetica, e un trattamento cognitivo comportamentale per il grande. La domanda che io volevo fare, sono per la dottoressa delle terapie corrette o comunque ci sarebbe da aggiungere qualcosa, da togliere qualcosa? Ecco, dottoressa Tundis. Allora, innanzitutto queste terapie penso che vengono indicate dallo specialista, quindi dalla neuropsichiatra infantile. Quindi sì, sono le terapie da dover fare di prassi, diciamo. Per quanto riguarda il bambino con disturbi dello spettro autistico, quanti anni ha? Perché lei ha detto che quello con DHD è più piccolo rispetto all'altro. Quanti anni ha? Il grande bimbo con lo spettro autistico ha praticamente 7 anni e mezzo. 7 anni. All'età di 1 anno e mezzo gli è stato diagnosticato un disturbo multisistemico dello sviluppo. Dopodiché abbiamo fatto ulteriori accertamenti fino alla diagnosi di oggi, che è praticamente più o meno alla fine quella, credo sia la stessa diagnosi. Però, come le dicevo, spettro autistico ad alto funzionamento. Lui è un bambino che va in ansia, è migliorato molto col farmaco che prende, lui prende il Risperdal. Uh-huh. Però è un bimbo che purtroppo ha delle, io le chiamo fissazioni perché non so come definirle. Sono stereotipie motorie? No, quello no. No? No. Okay. No, va praticamente in crisi isterica nel momento in cui si presenta l'ansia, uh-huh. Nel momento in cui non riesce a percepire
le cose che le vengono comunque dette o magari quindi in questa bassa... regola. Una bassa tolleranza anche alle frustrazioni se in caso gli vengono imposte delle regole, sì, in caso sì, gli viene spiegato il perché del no, oppure il perché non si debba fare quella determinato, non si debba assumere quel determinato atteggiamento. Forse... Diciamo che lui non capisce bene il no, lui infatti riesce a capire l'impostazione formulando una domanda o comunque impostando una regola senza inserire il no. Ho capito. Secondo me le hanno consigliato sempre, questo è un giudizio mio. Certo, poi parliamo sui dati, pochi dati che abbiamo. Che sui pochi dati che abbiamo. Forse una terapia a livello comportamentale, ha detto, cognitivo, forse nello specifico proprio perché per l'età del bambino, per indirizzare, per avere una guida, dei parametri più ristretti per quanto riguarda la propria quotidianità, per questo motivo, in modo tale da avere una metodica ben precisa. Quindi potrebbe bastargli questo tipo di terapia, secondo si lei? Fare per le problematiche che lui ha, che lei mi sta dicendo adesso, oltre a questo, secondo me, il trattamento neuropsicomotorio, sempre consigliato dalla neuropsichiatra infantile, potrebbe essere sempre un trattamento complementare. Nulla toglie il fatto di fare l'una o di escludere l'altra. Sono terapie che si integrano, sì, fanno parte, perché il bambino autistico, lei lo sa, la mamma lo sa meglio di me, visto che è il proprio figlio, quindi il bambino autistico non soltanto ha proprio questa complessità a livello relazionale, ma a livello anche emotivo, a livello anche di riconoscere l'altro e la parte emotiva dell'altro, quindi, come ha detto la signora, ha difficoltà nel capire il no. Quindi il trattamento neuropsicomotorio è un elemento complementare agli altri tipi di trattamenti che gli hanno fornito, anche quello cognitivo o quello logopedico. Sicuramente è corretto. È corretto quello, sì, che già sta facendo. È corretto, ma si può fare qualcos'altro, sì, insomma. Sì, si può incrementare, si può sostenere, sì, però nulla toglie. Però bisogna sempre che ci sia appunto poi la valutazione medica dello specialista, per poi indirizzare per esempio qualche metodica ben precisa. Certo. Perché per quanto riguarda l'autismo ci sono diverse metodiche, no? A livello per questa patologia. Quindi seppure che la indirizzerà da qualche altro parte, sì. Un'ulteriore domanda, dottoressa. Il farmaco, il Risperdal, è una terapia che si deve fare a lungo andare? Io per quanto riguarda questi tipi di trattamenti non le posso dare spiegazioni, nel senso che questo è sempre lo specialista, è il medico che si interessa di quanto tempo, per quanto tempo lo può dare. Quindi se lo specialista, il medico, le ha consigliato questo tipo di farmaco, penso che verrà il momento in cui dirà basta, quindi lo sospenderà. Questo non rientra nelle mie competenze, diciamo, da un professionista sanitario. Ecco, perché la dottoressa è neuropsicomotricista, quindi noi non siamo prevalentemente appunto della riabilitazione. Non siamo medici che diamo farmaci e quali. Ecco, la terapia farmacologica è un altro trattamento, sì. E lei avrebbe un consiglio in merito alla gestione delle sue frustrazioni? Cioè, io ho una metodica che oramai ho imparato a creare vivendo comunque questa situazione. Allora, la sua metodica quale sarebbe per quanto riguarda... Come riesce a fargli tollerare le frustrazioni? Diciamo che ultimamente buttandolo un po' sul gioco, sul sorriso, nel senso che comunque quando lui va in ansia inizia ad avere queste crisi di nervoso, questi pianti isterici, tendo a prenderlo dai polsi, a tenerlo fermo per un attimo, poi o portarlo fuori in giro con l'auto a vedere anche gli animali, cose che a lui piace tantissimo, oppure a farlo sorridere anche in casa, magari tramite un solletico,
degli atteggiamenti così. Lei le devo fare i complimenti perché lei non fa altro che attuare uno dei nostri comportamenti, diciamo, che svolgiamo durante il trattamento, perché quando un bambino non ha un'alta soglia, diciamo, ha una bassa soglia alle frustrazioni, non si fa altro che, oltre a spiegarglielo verbalmente, a farglielo capire, se in casi estremi anche deviare la sua attenzione su qualcos'altro. E lei, il fatto di portarlo fuori, il fatto di farlo sorridere e di metterlo sul piano ludico, quindi giocoso, non fa altro che attuare una strategia terapeutica. Quindi, diciamo, il gioco per loro e anche il contenimento, il contenimento sono elementi importanti per l'obiettivo che lei vuole perseguire. Certo, per la gestione. Sì. La sua modalità è giusta, perché non fa altro che contenerlo, deviare la sua attenzione su un altro elemento per non avere questi atteggiamenti, diciamo, eccessivi a livello comportamentale. Certo, deve essere difficile, c'è sempre bisogno di strutture che diano una mano a questi genitori, perché è un quotidiano molto complesso, immaginiamo. Sì. È una realtà difficile, sta vivendo in modo difficile, ma ancora non si è ben capito, secondo me, il vero trattamento, la vera patologia, cioè quello che comporta questa patologia, tra virgolette, perché è vero che non è un autismo vero e proprio, è sempre uno spettro, però è un qualcosa che comunque è importante. Sì, certo. Va bene, signora, comunque se ha bisogno di informazioni, loro a Villa Delchi sono sempre disponibili anche per uno scambio, certo, magari di pareri sulle metodiche, sugli approcci, perché la signora sta facendo tutto da sola, poverina, ed è molto brava. Ed è molto brava, sta imparando, l'esperienza aiuta moltissimo. Grazie, in bocca al lupo, signora. Crepi, grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ecco, abbiamo avuto la riprova di quanto sia difficile, di quanto siano importanti strutture in cui c'è la possibilità di aiutare questi bambini. Dove soprattutto con la famiglia viene presa in carico. Sì. Ecco, viene presa in perché carico da voi, le famiglie, voi vi occupate dei pazienti, dei piccoli pazienti, ma anche delle famiglie. Dei genitori. È fondamentale che i genitori intanto vengano educati a gestire le problematiche e poi che abbiano anche, non si sentano soli, perché ci vuole molta forza, molta costanza, non tutti se lo possono consentire, anche spendere il tempo con i bambini, immaginiamo se uno deve lavorare, insomma, invece bisogna accogliere le famiglie, come succede a Villa Delchi, diventa importantissimo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Daniela da Cosenza. Sì. Io telefono in merito per mio figlio, sempre che è autistico, e praticamente io vorrei sapere una cosa. Mio figlio ha fatto tanti anni la terapia, prima stata Stiga e poi da Amnesis. È stato un lungo tragitto quello di mio figlio. Solamente che poi con l'età, con la specialista, abbiamo ritenuto opportuno poi sospendere la terapia, perché dopo i 10 anni che andavo alle scuole medie hanno ritenuto opportuno sospenderla per non causare, diciamo, delle problematiche del bambino, andare sempre a terapia. Però lui ancora attualmente, anche se il gruppo H della scuola lo segue, ancora riporta dei problemi proprio a livelli di umore, ancora è nervoso, va in panico, ancora riporta delle cose. Io vorrei sapere, potrebbe riprendere una terapia magari in modo soft e non magari come la faceva prima? Ecco. Allora, questo dipende sempre. Allora, innanzitutto io le consiglierei di fare un'altra volta, di riportare il ragazzo a fare una visita di nuovo di controllo neuropsichiatrico infantile. Perché no, ma lui ancora attualmente è sotto controllo. È sotto controllo, quindi la dottoressa, la neuropsichiatra infantile, vi ha detto di terminare il trattamento neuropsicomotorio oppure entrambe? Allora, diciamo quella della struttura, la dottoressa Olivito mi ha consigliato di interrompere,
per un fatto, perché lui andava quasi tutti i giorni a fare la terapia, psicomotricità, la logopedia e quella del linguaggio mi ha fatto. Poi per un fatto che praticamente lui andava tutti i giorni, si incominciava a creare dei problemi, col fatto che incominciava a diventare giovanotto, di essere andato sempre lì a terapia. Quindi per non essere, come si dice, per non avere questo dei problemi, a condizionamento psicologico. Con la vita a rompere, insomma. Ecco. Allora, è un caso difficile dare una risposta sentendo queste poche informazioni è difficile, perché sicuramente se il medico ha deciso di sospendere avrà visto che c'erano i requisiti necessari per prendere questa decisione. È possibile che i ragazzi, cioè stiamo parlando di trattamenti che durano anni, no? Bambini che magari iniziano il trattamento molto presto, quindi frequentare per tanti anni la stessa struttura, le stesse persone, può diventare comunque faticoso, perché comunque diventa un'abitudine, soprattutto se è una frequenza quotidiana. Sì. Quanti anni ha attualmente ragazzino? Allora, mio figlio tra poco ne compie 13. 13. Allora, sì. Questa è una fase sicuramente molto delicata, perché lui è nella fase adolescenziale. Sì. Potreste provare, dopo un periodo di stacco, a rivalutare eventualmente la situazione, ma valutare anche se la struttura effettivamente può dare ciò di cui ha bisogno adesso il ragazzino. Perché questo è un altro problema che noi abbiamo sul territorio, perché comunque dopo i 18 anni i ragazzi autistici, no, non possono essere più trattati nei servizi di neuropsichiatria infantile. E questo è un male, perché comunque l'autismo non passa 18 anni. Sì, infatti. Sì. Ecco, infatti però mi era stato detto a me, ecco, mio figlio prima andava a Sarrastiga. Sì. Poi è andato da AMSIS fino a 10 anni e poi lì ha interrotto. Adesso chi lo segue è solamente il gruppo H all'interno della scuola e c'è il professore di sostegno, che è ancora il mio supporto, diciamo, di base. Da quanto tempo? Sì, però è comunque sicuramente un tipo di lavoro diverso. Da quanto tempo avete sospeso? 2 anni e mezzo. Da 2 anni e mezzo. Beh, potreste riprovare a rivalutare comunque la situazione, perché è comunque ancora un'età in cui si può lavorare. Bisogna tener conto però se la struttura effettivamente può dare ancora qualcosa di cui è necessario. Bisogna valutare le abilità che ha acquisito il ragazzo fino adesso. E magari non così intensiva come è stata prima. Sì, magari più sporadica. Perché adesso nella fase adolescenziale anche il ragazzo magari oppure gli pesa oppure fornirgli altri stimoli in altri ambienti. Ecco, si può provare con altre cose. Altri ambienti di socializzazione in modo tale oppure dato che dovrebbe andare di nuovo adesso a maggio dalla neurologa, dalla dottoressa Cunaro, io potrei proporle, glielo dico magari per vedere cosa ne pensa. Certo, anche perché vi potrebbe indicare anche nuove strade, non c'è soltanto la strada della struttura di riabilitazione dove il ragazzo va ed esegue il trattamento riabilitativo e va via. Vi potrebbe indicare altre strade, dei centri diurni, vi potrebbe indicare la presa in carico da parte di un educatore professionale che lo segue anche in altri contesti, perché comunque crescendo questi ragazzi hanno bisogno di altro, non hanno bisogno più solo del setting terapeutico impostato all'interno della struttura, hanno bisogno, no, di riportare al di fuori di quelle mura quello che hanno imparato per anni. Certo, e quindi hanno bisogno anche di altri stimoli. Anche di se, devo dire, è questa situazione. La nostra difficoltà sul territorio, capiamo la difficoltà per le famiglie da questo punto di vista a gestire queste situazioni. Anche perché c'è poco sul territorio, nel senso che poi bisogna anche avere queste fasi graduali e quindi adeguare ad esempio le terapie all'età. Un ragazzo di 13 anni sicuramente non può stare nello stesso setting, per usare il vostro termine, di un bambino di 6 anni, di 3 anni, di 5 anni, insomma anche a livello psicologico c'è bisogno di cambiamento. Va bene signora, noi la ringraziamo, speriamo che possa trovare anche
delle soluzioni, perché sicuramente il ragazzo va seguito, non può rimanere così, va seguito, ma compatibilmente con la sua età, perché si deve sentire anche una persona normale. Dottore, volevo aggiungere una cosa alla signora, se la può rassicurare. Sicuramente se il medico ha intrapreso una decisione del genere è solamente per il bene del bambino, perché altrimenti non avrebbe interesse a prendere... Certo, quindi ha visto che c'è stato il miglioramento. Quindi è in grado. No, ma io quello che mi diceva la dottoressa Olivito, io l'avevo capito, perché mio figlio, per esempio, mentre gli altri bambini di pomeriggio potevano fare sport oppure andare insieme a giocare, magari il mio figlio si sentiva sempre che doveva fare la terapia, si sentiva diciamo oppresso, perché erano tante terapie che lui faceva a settimana, certo. 4-5 giorni a settimana che lui faceva la terapia. E quindi è chiaro che il bambino non veniva troppo condizionato. Va bene signora, noi dobbiamo chiudere, speriamo di trovare anche una soluzione, avremmo voluto dire ancora tante cose, comunque sicuramente torneremo ad occuparci di questa problematica, perché c'è veramente bisogno di informazione. A Villa d'Elchi c'è questa possibilità per i bambini, per i ragazzi, per gli adolescenti di essere seguiti, appunto abbiamo la dottoressa Vittoria Cicco, logopedista, e Monica Tundis, neuropsicomotricista, che ci hanno fatto capire quali sono le prestazioni che si possono avere, insomma come vengono seguiti. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.